Buonasera a tutti ragazzi di Movie Maker, puntata speciale dedicata ai Golden Globe che si sono svolti 2 notti fa al Hilton Hotel a Los Angeles. Allora, vediamo un po' di appunti per avanti perché le cose sono veramente tante. Allora, cominciamo subito, non perdiamoci. Allora, Ben Whishaw vince miglior attore come miglior attore non protagonista in una serie TV limitata o un film per la TV. Nato per la televisione, Ben Whishaw, bravo attore, a Very English Scandal. C'erano anche Alan Arkin, Perka Miski Meto, Kiera Culkin, Edgar Ramirez e Harry Winkler. Harry Winkler è il grandissimo attore di Happy Days, che c'è a forza. Direi che il primo può essere meritato, anche se comunque Alan Arkin a me piace comunque tantissimo. E comunque il fratello di Macaulay Culkin non è male. Andiamo avanti. Altri premi sono. Allora, miglior attrice in una serie TV limitata o un film nato per la televisione. Patricia Arquette, Escape of Donna Mola. L'hanno data su Sky, grandissime serie TV, grandissima trasformazione fisica per Patricia Arquette. Fantastica, ha battuto comunque dei colossi come Amy Adams, Lara Dern, Regina King di una serie TV di Netflix, che comunque Regina King tornerà in questa classifica più tardi, e Connie Britton, eccetera, eccetera. Poi, miglior attore non protagonista in una serie TV limitata o un film per la TV. Ha vinto Darren Criss per Assassination of Gianni Versace, American Crime Story. Anche questa è andata su Sky. La lotta è stata tra lui, Antonio Banderas, per Genius Picasso, Daniel Brühl per Alienist, Benedict Cumberbatch per Patrick Melrose, Hugh Grant a Very English Scandal, che forse questo era il più grande contendente. Comunque, Darren Criss, un nome nuovo. Poi, miglior attrice non protagonista, sempre per questa categoria, Patricia Clarkson, grande ritorno a vincere un premio, per Sharp Object c'erano Alex Borstein, Penelope Cruz per Assassination of Gianni Versace, Alex Borstein per Marvelous Miss Maisel, Thandie Newton per Westworld, questa era la mia favorita, Yvonne Stravinsky per Handmaid's Tale, che comunque grandissima interpretazione. Andiamo avanti ragazzi. Allora, miglior performer come protagonista in una serie televisiva, musical o comedy. E qua vince Michael Douglas per Il metodo Kaminsky. Grande momento questo qua nella cerimonia. Michael Douglas l'ho trovato molto invecchiato, comunque attore di spessore, fantastico. Ha battuto anche qua dei colossi. Colossi, Sacha Baron Cohen per Who Is America, Jim Carrey per Kidding, Donald Glover per Atlanta, seconda nomination consecutiva, e Bill Hader per Barry. Invece, scusate un secondo che qua c'è il mio assistente che... Eccolo qua. Allora, invece, per miglior serie televisiva nata per la televisione, ha vinto The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story della FX Network, battendo The Alienist, Escape at Donna Mora, Sharp Object e A Very English Scandal della Amazon Prime Video. Quindi grande concorrenza. Poi, miglior serie TV, musical o comedy? The Kaminsky Method di Netflix con Michael Douglas e Alan Arkin batte Barry, The Good Place, Kidding, quello con Jim Carrey, e Marvelous Mrs. Maisel, che è la serie TV che forse era favorito contro Kaminsky Method di Amazon Prime Video. Poi, miglior attrice in una serie televisiva, musical o comedy? Vince Rachel Brosnahan per Marvelous Mrs. Maisel, premio penso meritatissimo, ci aveva contro Deborah Messing, Alison Brie, Candice Bergen e Kristen Bell. Ce n'era di concorrenza, ma ha vinto meritatamente Rachel Brosnahan. Poi, miglior attrice in una serie televisiva drammatica, vince Sandra Oh, che era anche la conduttrice della serata, battendo Elizabeth Moss, che secondo me era la favorita per Handmaid's Tale, che comunque l'anno scorso ha vinto, Carrie Russell, Julia Roberts per Homecoming, altra favorita, e Caitriona Balfe per Outlander. Poi, miglior attore invece in una serie televisiva dramma, vince Richard Madden per Bodyguard, serie di Netflix, battendo Billy Porter, Matthew Rhys per The American, continuano le candidature per Matthew Rhys per The Americans, Stephen James, Jason Bateman e Ozark. Grande tifo qua per Jason Bateman in famiglia. Andiamo avanti. Passiamo alla parte. Ah, l'ultima è miglior serie televisiva drammatica. Vince The Americans di FX battendo Bodyguard, Homecoming, Killing Eve e Pose. Poi, miglior colonna sonora in un film. Cioè, miglior canzone in un film. Vince Shallows di A Star Is Born di Lady Gaga,
Mark Ronson, Anthony Rossomano e Andrew White. Fantastico. Battendo comunque Elder Stan di Kendrick Lamar. Poi Girl in the Movie di Dolly Parton, mi sembra che sia di Mary Poppins. Requiem for a Quiet World di Private War. E Revelation Biohazard. Quindi Shallows comunque era una vittoria abbastanza scontata. Grande trionfo per Lady Gaga. Andiamo avanti. Miglior sceneggiatura in un film vince per Green Book Nick Vallehola, Brian Curry e Peter Farrelly, battendo Adam McKay per il bellissimo Vice, Barry Jenkins per If Beale Street Could Talk, Deborah Davy e Tony McManaman per The Favourite e Alfonso Cuarón per Roma. Mi dispiace, l'unico primo che non ha vinto il nostro caro Alfonso. Miglior colonna sonora vince Justin Hurwitz per First Man, terzo premio su tre candidature. Marco Beltrami viene sconfitto, Aretha Franklin, Rudiger e Mark Shimer. Andiamo avanti. Miglior attore non protagonista in un film. Marshall Ali per Green Book. Abbatte Timothée Chalamet, Adam Driver, Richard E. Grant e Sam Rockwell. Miglior regista. Trionfo di Alfonso Cuarón per Roma, batte Bradley Cooper, Peter Farrelly, Spike Lee, Adam McKay. La mia recensione di Roma è stata chiara, quindi è un film da non perdere, un grandissimo film da vedere. Grandissimo Alfonso Cuarón con una regia incredibile. Qua sempre Alfonso Cuarón vince miglior film in lingua originale, Roma, messicano, Alfonso Cuarón, grandissimo film. Se volete metto un link in descrizione di questa della mia recensione perché merita. Poi, miglior attrice in non protagonista in un film, Regina King, era candidata anche per la serie TV, non ha vinto, qua vince per If Street Could Talk, battendo Amy Adams, poi Emma Stone e Rachel Weisz. Scusate un attimo, faccio scendere il mio assistente. Poi, andiamo avanti. Miglior film animato, vince Spider-Man, un nuovo universo della Sony, anche qua metterò la recensione che ho fatto. Meritatamente perché ha uno stile unico, un grandissimo stile di animazione e di stile grafico. Batte il giapponese Mirai, Ralph Spaccaritmi, L'isola dei cani di Wes Anderson e gli incredibili Luca, comunque sono tutti grandi titoli. Quest'anno hanno voluto premiare l'originalità. Poi, miglior attrice in una commedia, Olivia Colman per The Favourite. Raccoglilo, raccoglilo, batte S, Fischer, Charlie, Gatti.